Ciò detto, entriamo subito nel vivo delle trasmissioni di TV Radicale. A questo punto è prevista la trasmissione Qui Verona, cioè le iniziative politiche dell'Associazione Radicali Verona, una conversazione fatta dal sottoscritto con il segretario dell'Associazione Radicali Verona, Leonardo Scandola, e il tesoriere Mattia Darè. Quindi provvediamo subito immediatamente ad aggiungere alla conversazione Leonardo Scandola e ad aggiungere anche Mattia Darè alla conferenza. Ecco qui, vediamo se mi sentono, dovrebbero sentirmi. Sta squillando. Attendiamo un attimo la risposta. Ciao Leonardo. Ciao. Ciao Mattia, come state? Se mi mandate il video, perfetto, sta arrivando. Ecco che arriva il Eccoci qua. video di Mattia Darè e di Eccoci. Leonardo Scandola che fanno. Ecco, favoriamo l'ingresso anche in video sulla Web TV. È il vostro battesimo ufficiale su TV Radicale, eh? Guardate, ragazzi giovanissimi, militanti radicali, uno segretario e l'altro tesoriere. Se tutte le associazioni d'Italia prendessero l'esempio da Radicali Verona, probabilmente sarebbe molto ringiovanita la militanza nelle file del Partito Radicale. Cosa ne dite, ragazzi? Ma la nostra è un'associazione nuovissima, come noi siamo giovani appunto che ci siamo appunto iniziati a occupare di politica, tra l'altro siamo tra i fondatori dell'associazione, ma di sicuro un po' tutta la politica, ma anche il movimento radicale ha bisogno di nuove facce. Ecco, le vostre facce sono facce pulite, facce di persone che si impegnano e magari sono meno indignate di altri, per tornare al discorso che stava facendo il nostro direttore Gianni Colacione, ma sono sicuramente più responsabili e fanno la politica con uguale passione, ma riconducendola nell'alveo, nell'ambito del rispetto verso l'altro. Ecco, c'è anche Mattia Darè. Mattia, come stai? Tutto Bene, grazie. bene? Riguardo a quello che hai appena detto, è proprio così, andare in piazza, urlare, serve poco. Evidentemente l'impegno deve essere costante, e, sempre nell'ambito della non violenza, quindi quando si scende in piazza urlando, offendendo, si raggiunge poco a livello di obiettivi. Certo è più facile fare così, perché dura un pomeriggio, l'impegno costante è questo, quello che costa fatica, ma è quello che può veramente cambiare le cose. Certo, beh comunque noi radicali siamo abituati a prendere sputi in faccia, già lo prese Pannella negli anni 70 da Pajetta, quindi da un compagno comunista. Noi radicali ai tavoli, io ricordo durante la campagna referendaria del 1999, quella per i 20 referendum liberali, liberisti e libertari, i compagni comunisti passavano e ci sputavano in faccia. Cioè noi gli sputi in faccia li prendiamo sia dai comunisti che dai fascisti. Quindi ci siamo abituati, è una cosa che serve a rafforzare la nostra non violenza, perché è bene contrapporre a queste misure, a queste manifestazioni di inciviltà, sempre il dialogo e la non violenza. Ragazzi, veniamo subito alla vostra bellissima associazione. Raccontateci un po' quali sono. Facciamo un ping pong, ma potete anche accavallarvi tranquillamente, tanto anzi diventa anche più movimentata la trasmissione. Quali sono le iniziative in questo momento in corso per l'Associazione Radicali Verona? Va a iniziare tu, Mattia. Ma va bene, allora, abbiamo appena chiuso, beh, innanzitutto c'è da dire che c'è appena stato il congresso, il primo congresso in realtà dell'associazione, che è nata appunto poco più di un anno fa, e siamo riusciti, beh, a moltiplicare gli iscritti in modo incredibile, perché siamo partiti in 5 e adesso gli iscritti sono ben 25, quindi direi Complimenti, che il risultato, complimenti. L'età grazie, no, ma media, l'età media, Mattia, degli iscritti, qual è? Più l'età media, o beh, meno, eh? in realtà non è, ok, io e Leonardo siamo molto giovani, ci sono altri ragazzi, ma poi la maggior parte degli iscritti sono, tra virgolette, radicali storici, Ah, ecco. beh, è ancora più importante questa cosa, È quindi. difficile coinvolgere realmente ragazzi più giovani, poi vabbè, non è l'età che fa la differenza, è Assolutamente no. l'impegno, quindi. Quindi è Noi un anno. diciamo under 26 siamo 5? Una cosa così, Sì, può 6? essere. Vabbè, Diciamo. è importante questo perché poi ci sono radicali storici, quindi vuol dire che c'è una continuità tra la militanza radicale del passato, quella attuale, o anche i radicali storici del passato che sicuramente saranno ancora dei militanti
anzi voglio dire, ormai anch'io ho una certa età, quindi insomma, infatti quando vedo ragazzi così giovani dico mamma mia, mi sono fatto vecchio. Vabbè, no, la cosa significativa magari è che comunque abbiamo questo mix, diciamo, di età, però hanno scelto appunto i più giovani, sia nel momento della nascita dell'associazione Radicali Verona, sia comunque siamo stati confermati, quindi insomma, ecco. Questo fa ben, è un premio per noi che insomma ci siamo dedicati all'associazione per un anno, ma comunque è anche fiducia, diciamo, di questi appunto, abbiamo chiamati radicali storici, di chi da tanti anni fa parte del movimento, che appunto ha voluto credere nei più giovani. Bene, ragazzi, voglio farvi una domanda, parto da te Leonardo. Quando è che vi siete avvicinati ai radicali? Qual è stata la battaglia che vi ha fatto avvicinare ai radicali? Però soprattutto quanti anni avevate? Se ricordi Leonardo qualche aneddoto, ti ha avvicinato qualcuno ai radicali oppure tu, com'è successo? Allora, io ho iniziato a interessarmi di politica da molto giovane, quando avevo circa 15-16 anni, e il percorso in realtà è stato diverso, non sono uno di quelli che è arrivato subito ai radicali. Inizialmente sarà che insomma da giovanissimo non si capisce così tanto di politica, io mi ero avvicinato molto a Forza Italia, ho fatto un paio di anni, fra l'altro anche iscritto a Forza Italia, e poi iniziando un po' a informare, ho iniziato a leggere i giornali eccetera, ho iniziato subito a capire che quell'idea di liberale che aveva che ha ancora Berlusconi, che appunto si... da solo si dà questo titolo dell'uomo liberale, del partito liberale in Italia, così liberale non era, così ho iniziato un po' a guardarmi attorno e in realtà i radicali ci sono arrivato per una via traversa, perché io mi sono avvicinato al movimento di decidere.net, che era infatti in molti radicali cadono le braccia, mi ero avvicinato a decidere.net, che avevo appunto letto un articolo che erano i 14 punti di decidere.net, che erano delle idee appunto liberali per il governo che doveva nascere, era in tema di elezioni nel 2006 se non sbaglio, e anzi no, 2008, quando poi Capezzone passò con il centrodestra, e appunto lì comunque ero ancora alla ricerca e approdai tramite Capezzone che era fuoriuscito, io invece sono arrivato ai radicali. E iniziai proprio durante il periodo delle europee del 2009, in cui a Verona però non era rimasto niente. Ricordo che a Verona nel 2009 alle europee prendemmo più di 4.000 voti, che erano pari al 4-5%, se non ricordo male, però a Verona c'era un punto di contatto, non c'era alcuna associazione, non c'era niente, e appunto facendo la campagna elettorale a Verona, da lì subito iniziai a pensare com'è possibile che prendiamo 4.000 voti, però poi la militanza organizzata si riduce a un paio di persone, all'epoca anzi era una persona. E quindi è iniziata l'idea un po' di dar vita all'associazione, idea che è diventata in realtà l'esigenza di questa associazione, quella che è stata l'associazione, le elezioni amministrative, dove appunto c'era da raccogliere le firme e quando si è in così pochi si è vista che è impossibile, insomma, se non si ha una squadra, in pochi giorni fare appunto organizzarsi e appunto anche andare a elezioni, quando appunto lo sapranno meglio gli altri militanti radicali, servono le firme, gli autenticatori, insomma è un lavoraccio, fare i tavoli, tutto questo. Certo. E perciò abbiamo voluto dare vita a questo, siamo partiti in pochissimi, eravamo io, Mattia e altri, in cinque, e niente, invece facendo attività e che pian piano i contatti sono arrivati, chi da internet, chi ha detto sul giornale, chi era un amico, che vedendo il nostro entusiasmo si è avvicinato, e abbiamo anche fatto, cioè, dopo lo potrà dire Mattia che era il candidato sindaco, ci siamo anche candidati in provincia di Verona con una lista tutta radicale, non so se Mattia vuole già parlarne questa cosa. Raccontaci questa cosa, no, però voglio chiedere prima, se hai finito Leonardo, hai finito, sì. Ecco, voglio chiedere anche a Mattia, com'è che Mattia si è avvicinato ai radicali, quanti anni fa, se ci racconti anche qualche aneddoto, qualche episodio, anche tu Mattia. Certo. La storia è molto simile a quella di Leonardo in realtà. Inizialmente mi sono avvicinato al Partito Liberale Italiano, anche se insomma quello che restava del Partito Liberale, certo, Italiano,
E dopodiché, vedendo che appunto iniziative non ne portava avanti, non ne nascevano, mi sono avvicinato ai radicali, anche se devo dire che è stato difficile all'inizio, perché comunque in provincia di Verona guardare a quello che viene definito centro-sinistra è un attimo particolare, specialmente poi in famiglia, avendo la maggior parte delle persone che votano Lega Nord o comunque centrodestra, è stata una cosa un attimo difficile, però per me è sempre stato fondamentale l'antiproibizionismo e comunque in genere le libertà individuali, e quindi è stata un po' una scelta naturale quella di impegnarmi con i radicali. E la cosa divertente è come è nata, poi come ci siamo conosciuti io e Leonardo, perché non ci conoscevamo prima, e lui ha messo un annuncio in rete scrivendo: c'è qualcuno interessato a Verona a dar vita ad un'associazione? E io gli ho risposto, e lui dopo 2 mesi probabilmente, perché era via per pigrone, sei un pigrone Leonardo, sì, mi ha risposto, e da lì siamo era stato proprio un annuncio così lanciato nel vuoto, cioè avevamo creato la pagina appunto www.radicaliverona.it e lì ho messo questo post, no, così chi vuole fare qualcosa, e sì, aveva scritto Mattia, ma all'inizio era proprio un paio di persone hanno risposto a questo, ecco, a questo invito. E beh, già tantissime, te lo assicuro, perché insomma non è facile. Tra l'altro complimenti per il vostro bel sito, consiglio a tutti di andare a visitare radicaliverona.it, che è un sito bello, asciutto, pulito, si trovano tutte le informazioni con facilità. Mattia, concludi, stavi dicendo ancora? Sì, che appunto ci siamo conosciuti in questo modo un po' particolare, perché appunto uno mette un annuncio, l'altro risponde, e risponde dopo 2 mesi peraltro, quindi neanche mi ricordavo, mi arriva un messaggio: ah, sono Leonardo dei Radicali, e ho detto, ah, va bene. E allora esiste. Poi da lì le cose hanno preso piede, nel giro di poco tempo abbiamo dato vita all'associazione, siamo riusciti a contattare un sacco di vecchi iscritti, poi appunto qualcuno era ancora interessato, altri no, ma il risultato si è visto alla fine di quest'anno con appunto i 25 iscritti e le iniziative che siamo anche riusciti a mettere in campo, perché appunto questa piccola campagna di cui parlava prima Leonardo, delle elezioni amministrative nel piccolo paese dove abito, quindi Fodognola ai Colli, che ha portato il risultato del 5-12%, quindi caspita, con temi assolutamente radicali, con il simbolo, con una bella foglia di marijuana, quindi anche questo è tutto da spiegare come sia possibile, poi dipende tanto dalla comunicazione, ecco. Cioè, bisogna riuscire ad arrivare alla gente, questo ragazzi, è il problema. C'è Betty, come sapete le nostre trasmissioni hanno una caratteristica, quella dell'interattività, quindi ci sono le domande della chat che quando arrivano vanno al di sopra di tutto. Allora c'è Betty che chiede: come è andata la tua candidatura a sindaco? È nata, non voglio dire per gioco, ma quasi, nel senso che qui in paese avevo un paio di persone che mi davano una mano. Dopodiché gli amici dell'associazione Radicali Verona hanno detto: beh, ma se lo fai noi ci siamo ad aiutarti, e quindi la cosa è nata veramente dal nulla, attraverso un blog che ha iniziato ad avere sempre più visite, appunto contando che era una cosa di paese, un paese di 8.000 abitanti, arrivare a 100 visite al giorno su questo blog è stato significativo, da lì ho capito, beh, si può fare. E avete preso il 14% come listo, ho capito bene? No. Il 5-12, no, ma la notizia, esatto. Secondo me le cose importanti su quell'elezione sono due. Primo, 5-12, che però per 40 voti su un paese di 8.000 abitanti, se non sbaglio, 8.000? Sì, sì, 8.000. 8.000, 40 voti ci avrebbe permesso di ottenere un seggio, e appunto 40 voti, rubandolo, passatemi questo termine, a PD, Italia dei Valori e Federazione Sinistra, che correvano insieme. Quindi ho preso solo per 40 voti. Seconda cosa, il nome che non abbiamo ancora detto, la lista si chiamava Colognola Eretica e aveva nel simbolo una colomba che porta una foglia di marijuana. Fantastico. Quando Mattia me l'ha proposta, io gli ho detto: tu sei scemo, cioè proprio, ma dove vuoi che andiamo così? E invece, non è che la vedete, ce la fate vedere per caso questo logo, che è fantastico. La colomba con la foglia di marijuana. Ma fra l'altro io inviterei tutti che stanno ascoltando di andare sul blog, che esiste ancora, che lo curava Mattia, che era veramente ben fatto,
e aveva delle proposte innovative. Qual è l'indirizzo del blog? Che potrebbero essere riprese anche in altri posti. Qual è l'indirizzo del blog, che lo mettiamo in chat così tutti lo vanno a vedere? Allora, adesso colognolaeretica.wordpress.com. .wordpress.com. Ecco, colognolaeretica.wordpress.com. L'ho messo in chat così lo posso andare a visitare. C'è un'altra domanda che questa dalla chat, che rivolgo a Leonardo, poi ci soffermiamo a parlare dell'ultima iniziativa che avete preso, l'appello per il rilancio radicale, dobbiamo parlare assolutamente. Però c'è un'altra domanda che fa Giovanni Tateo. C'è una posizione condivisa sulla TAV tra i radicali Verona? Sui treni ad alta velocità. Allora, condivisa non so dire, perché in realtà non ne abbiamo mai veramente discusso a una riunione. Posso dire la mia, che forse certo. Pensi anche quella di Mattia. Insomma, credo che in un'ottica europeista, poi anche comunque di democrazia, io so che ci sono stati tutti i tavoli possibili, gli incontri. L'Europa dice che è una tratta fondamentale e tutti gli altri paesi, insomma, stanno costruendo le loro tratte e nessuno ha fatto grandi problemi. Per quanto riguarda la zona nostra, appunto, so che più volte sono stati incontrati dai sindaci, da presidenti di regione, tutti i tavoli possibili. Nel momento in cui io credo un paese democraticamente decide che è un'opera di interesse nazionale, lo facciamo in un'ottica europeista, in un'ottica nazionale, serve non solo l'Italia, ripeto, all'Europa, credo che facciamo veramente la figura da Italia. Nel momento in cui facciamo il progetto, lo approviamo, c'è da costruirlo e alla fine ci fermiamo davanti a quello che è l'interesse nazionale. Perciò, per quanto riguarda la TAV, per me è da farsi, e le proteste violente, tra l'altro, che si sono state fatte, sono assurde. Ecco, intanto che Mattia ci dice la sua, io voglio far vedere, perché è veramente carino, il vostro blog. Tolgo l'inquadratura da voi, faccio vedere il simbolo che è veramente carino, la colomba che porta una foglia di marijuana, assolutamente bisogna farla vedere, eccola qua a tutto schermo. Vai Mattia, dici la tua sulla TAV, Mattia. Ma sono d'accordo con quello che ha detto Leonardo, in quanto è difficile restare al passo con l'Europa, ma non solo, con gli altri blocchi economici che possono essere quello asiatico. Le infrastrutture sono necessarie e è naturale che qualcuno poi si trovi in difficoltà trovandosi coinvolto appunto nella costruzione di questi sistemi, però sono assolutamente necessari per restare al passo e per non restare esclusi da quei giochi internazionali. Quindi evidentemente poi appunto considerando anche come si sono sviluppate le proteste, si capisce che sono più ideologiche che altro. Veder partire persone addirittura da posti molto lontani rispetto a dove poi l'opera dovrebbe essere realizzata per protestare, per non solo protestare ma veramente per creare disordine, fa un po' pensare. Forse questo è un po' il problema di una certa parte della sinistra italiana, che non riesce a staccarsi da certe logiche e non riesce a proiettarsi un po' nel futuro. Quindi credo che sia importante, certo, sentire tutti, però valutare poi le convenienze che possono mantenere l'Italia al passo con l'Europa. Ecco, c'è Stefano Russo che mi chiede, insistendo sulla questione della TAV, mi chiede di chiedere di cosa ne pensate in particolare della questione del traforo. Traforo sempre la TAV? Quello... Sì. Vai Mattia, scusa. Anche per quanto riguarda il traforo, l'argomento che usiamo è un po' lo stesso, nel senso che bisogna valutare l'utilità delle opere, dopodiché non si può sempre mettere in discussione quello che viene deciso dalle istituzioni. Quindi se queste opere vengono considerate effettivamente utili, non si può sempre mettere in dubbio, pensare no, ma c'è l'interesse economico dietro. Probabilmente c'è anche quello, questo non si mette in dubbio, ma effettivamente se non si fa niente si resta indietro, se si fa sicuramente si scontenta qualcuno, però magari, non lo so, è difficile prendere posizione, bisognerebbe conoscere realmente la situazione, quindi poter valutare l'utilità delle opere, e questo lo possono fare dei tecnici più che dei politici, credo. Quindi bisogna
fidarsi in un certo senso di quello che i tecnici dicono, sembra che queste opere siano effettivamente utili, poi non si può mai avere la certezza. Scusa Roberto, ti chiedevo la precisazione sulla TAV, perché parlando di traforo a me è venuto in mente che a Verona c'è una situazione molto simile, nel senso che anche a Verona si parla di un traforo. Sì, sì. Che appunto servirebbe per costruire... Ma la domanda che vi ho fatto proveniva da Stefano Russo, che è un compagno di Verona, ve lo segnalo, ed è colui che ha un'agenzia di pubblicità, l'agenzia di pubblicità grazie alla quale noi abbiamo il nostro logo, non so se l'avete visto, sul nostro sito, su tvradicale.it, quello con le scimmiette. Una scimmietta, molto bello. Ecco, tra l'altro io sicuramente vi metterò poi in contatto con Stefano Russo, il quale sta precisando nella chat che lui parlava proprio di quel traforo. Infatti, per quello che ti ho chiesto, perché non sarei fatto proprio, ho avuto questa idea, questa intuizione. Anch'io sono rimasto così, perché non sapevo di quale traforo parlasse. Io ho immaginato un altro traforo, non quello di Verona, perché non ero a conoscenza. Quindi spiegaci. No, che è un tema attualissimo a Verona, per il quale anche lì è difficile prendere posizione. La mia, sempre personale, ma anche penso sia quella di Mattia, è che la critica che viene fatta a questo progetto è appunto quella di distruggere un'area di Verona, no? Un'area che adesso è ancora un'area di campagna, sono le Torricelle, appunto un'area bellissima dove i residenti lamentano che costruendo il traforo si porterebbe una sorta di autostrada in città. La critica che avanzo io è questa, che questa è un'idea del sindaco Tosi, un'idea che aveva già messo in campagna elettorale quando è stato eletto la prima volta, dove però nel programma elettorale affermava che il costo sarebbe stato di circa 60 milioni di euro, preso da un costo di, mi sembra che a Trento vi fosse un traforo simile, comunque qui le zone limitrofe, e appunto diceva che era un progetto simile del costo di 60 milioni. Adesso, a distanza di anni, il costo è lievitato a oltre 400 milioni di euro, circa 450 mi sembra. E Tosi si è sempre tirato indietro dal confrontarsi con tutto il comitato, no, al traforo, sulla base, sono stato eletto democraticamente e nel mio programma elettorale c'era il traforo, non vedo adesso perché devo in certo senso rendere conto di questa mia iniziativa. A mio avviso dovrebbe renderne conto, perché il costo è lievitato, cioè 60 milioni di euro, adesso 450, si sa quando si costruisce in Italia qualcosa di magico succede sempre, nel senso che rispetto agli altri paesi europei esplodono così i costi. La famosa ditta Penelope, quella che costruisce la mattina e disfa la sera, battuta questa del mitico Paolo Rossi, che, al quale mi rifaccio. Sì, in Italia succede, come giustamente detto Leonardo, proprio questo. Si parte da una quantificazione dei costi che poi magistralmente lievitano in maniera esponenziale. Quindi io dico, sembra un po' difficile presentarsi dicendo costa 60 e poi arriva a costare 450, ricordando che sì, avrà un suo interesse e valore, però non stiamo parlando di un paese, 450 milioni per un progetto in un momento come questo, dove appunto tutti stanno tagliando, sarebbe per fare un pezzo in modo da collegare, avere tutto un collegamento attorno a Verona, no? È un costo importante. Il fatto che Tosi mai... abbiamo fatto richiesta anche per un referendum, il comitato ha avuto più volte ragione da parte del tribunale, si è sempre appunto tirato fuori, a me fa pensare male, perché se è veramente un'opera così condivisa come dice lui, la maggioranza ce l'ha, tutti i cittadini sono con lui, facciamo questo referendum, problemi non dovrebbero esserci. Fra l'altro lui dice che il referendum non lo vuole fare perché costerebbe soldi, quindi io direi proprio allora aboliamo le elezioni, costano soldi, costano ci teniamo soldi. Tosi, va bene così. Allora Mattia, non ci sono altre domande, però io voglio partire adesso, andare un po' a ragionare su quell'appello, quel documento, meglio dire, che voi avete pubblicizzato su Facebook. Ecco, aspetta, però c'è una domanda, facciamo prima la domanda da parte di Claudio Giuseppe Scaldaferri, la rivolgo a Mattia, è un po' difficilotta come domanda, non è che sia difficile, è un po' criptica, diciamo così. Crisi democratica come liberalizzazioni, regole antitrust e al tempo stesso opzione pubblica. Dibattito negato da questa partitocrazia che ha servito appunto solo assetti quantitativi. No, non è una domanda, ok, scusatemi. Allora, torniamo al documento.
Torniamo al documento, credevo fosse una domanda. Allora Mattia, questo documento, che è quello che ci ha permesso poi di conoscerci e di incontrarci, anche se dovreste aver già ricevuto delle mail da parte nostra con le quali vi sollecitavamo eventualmente un contatto per una trasmissione, anzi se mi date conferma se le avete ricevute in passato, avete ricevuto delle mail da parte di TV Radicale? No, io la verità. Allora, è stato un invio massivo che abbiamo fatto prima del congresso, che evidentemente non è andato a buon fine. Abbiamo già intenzione di contattarvi, però questo documento che avete preparato, Rilancio Radicale, ecco, spiegatecene un po' innanzitutto i contenuti e poi le motivazioni. Certo, ma siamo convinti che le tematiche radicali siano, come un po' credo tutti anche gli ascoltatori, siamo convinti che le tematiche radicali siano fondamentali per l'Italia, per una riforma generale, però il problema grosso dei radicali è la comunicazione, la possibilità di comunicare, quindi visti anche i numeri, quindi essendo realisti, i numeri degli iscritti che sono sempre meno, abbiamo pensato che è necessario tornare un po' all'origine delle battaglie e quindi portare avanti quelle lotte che ci rendono da subito riconoscibili, quindi antiproibizionismo a 360 gradi, quindi non limitato alle sostanze, ma parlando anche di proibizionismo sociale, quindi al limite legalizzazione della prostituzione, oppure nell'ambito del lavoro, quindi meno potere agli ordini professionali fino ad un'eventuale abolizione, quindi un discorso antiproibizionista generale e un discorso anticlericale in generale, perché ce n'è tanto bisogno in Italia, quindi siamo convinti che spingendo su queste battaglie piuttosto che su altre più tecniche, come può essere quella dei contributi silenti per esempio, che è veramente difficile da spiegare e anche se molto importante, probabilmente ha un appeal meno spinto, provare a ripartire da queste cose che fanno breccia perché un po' ancora scandalizzano, per raccogliere attorno al movimento tutte quante quelle persone che possono essere interessate, secondo noi sono tante, ai temi dell'antiproibizionismo o a quelli appunto dell'anticlericalismo. E questo poi anche a livello di comunicazione va ripensato, perché evidentemente se è vero che i media ci tagliano e quindi è difficile per i radicali esprimere le proprie idee in televisione oppure vederle pubblicate sui giornali, non ci si può solamente lamentare, ma bisogna iniziare ad agire e quindi ripartire dalle realtà locali che possono andare realmente a incontrare le persone, tra virgolette, casa per casa, nelle piazze, per portare avanti le idee e le battaglie radicali. E a questo appunto siamo resi conto di questo in modo fondamentale proprio qui con le elezioni di Colognola, nel senso che ricevere un certo numero di voti su questi temi qui, nel momento in cui tu poi gliele vai a spiegare, quindi persone che mai avrebbero pensato di poter votare una lista antiproibizionista perché non conoscevano effettivamente tutto quello che ci sta dietro sia il mondo della proibizione delle sostanze ma anche di tante altre situazioni, nel momento in cui si vedono spiegato l'argomento dicono ah cavolo, però è interessante, avete ragione, quindi bisogna aggirare il problema della comunicazione che viene negata ai radicali dai media, quindi questo è un po' il centro del nostro discorso, speriamo che l'appello sia condiviso da tanti tra i compagni e le compagne radicali, perché solo così si può ripartire, quindi è un misto tra e prendere atto della situazione attuale, quindi delle forze sempre più esigue, e trovare un metodo per aggirare queste difficoltà. Ecco, questo è fondamentalmente. Se posso aggiungere una cosa, che fra l'altro fa sempre parte dei nostri punti, mi fa venire in mente il discorso che diceva su Colognola, la nostra elezione qui in provincia Verona, è che è vero, magari si è tagliati fuori dai media, no? Dalle TV, dai giornali, ma bisogna anche ricordare che siamo nel 2011 e se una volta la televisione significava tutto, ora esiste anche internet, e insomma credo che la dimostrazione di Colognola sia sufficiente, appunto quell'esempio, per dire noi la campagna Colognola per i mezzi, i numeri che appunto avevamo, l'abbiamo fatta quasi esclusivamente sul web, e dici, uno viene a pensare, se conduci l'80% di una campagna elettorale in un paesino di provincia abitato
da vecchi, diciamolo, è un paesino proprio di provincia, e lo fai, la impronti quasi tutta su internet, è come non esistere. E invece quando prendi centinaia di voti, centinaia e centinaia, ti rendi conto che per chi, l'elettore medio, ecco, leghista, non è che se noi andiamo in TV ci voterà, ci bollerà sempre appunto come degli eretici. Però per chi vuole informarsi, internet è uno strumento importantissimo. Quindi anche, diciamo, le associazioni, sia territoriali ma anche della Galassia Radicale, l'importanza del sito internet va curato, va tenuto aggiornato, e bisogna vederlo appunto come quello strumento per tagliare, appunto bypassare il blocco da parte degli altri media, che siano radio o TV. Vediamo anche questo, ad esempio, no? È una TV sul web, funziona, e vedendo che ci sono domande c'è sicuramente gente che ci segue, quindi sfruttare al massimo nuove tecnologie. C'è sicuramente gente che ci segue. Io voglio fare sottolineare due fatti che mi fanno trovare d'accordo con quanto da voi sostenuto. Riguardo l'antiproibizionismo, io devo, già una posizione, diciamo, che ho già espresso altre volte, per me è assurdo presentarsi al congresso, visto che siamo tra radicali e anche tra non radicali, ce lo possiamo dire, al congresso del 2009 con un fondale che aveva una scritta a caratteri cubitali antiproibizionismo, e poi nel corso dell'intero anno non fare nulla sul fronte antiproibizionista. Nulla. Per quanto riguarda la questione anticlericalismo, mi trovate totalmente d'accordo, tant'è vero che un tempo ero anche il webmaster di anticlericale.net, adesso non lo sono più, infatti il sito è un po' abbandonato a se stesso, e quindi sono battaglie, sono vessili che vanno sicuramente innalzati nuovamente. E per quanto riguarda poi le nuove tecnologie e la comunicazione, sfondate una porta aperta, è una cosa, è un progetto, lo stesso progetto di TV Radicale, e qui mi ricollego a una domanda che, anzi ve la faccio dopo la domanda di Giovanni Tateo, proprio il progetto di TV Radicale punta proprio a questo. Se leggete la mozione che è nel sito sotto il menu associazioni, si può trovare associazione sul sito tvradicale.it, è possibile ritrovare lo statuto, le relazioni congressuali e anche la mozione, cioè fa leva proprio la nostra mozione sull'utilizzo massiccio di internet e delle nuove tecnologie proprio per sfondare il muro di gomma della partitocrazia dell'informazione di regime. E quindi uno strumento come quello della web TV, che permette all'informazione di essere non più unidirezionale ma bidirezionale. Vedete, c'è una domanda della chat che può improvvisamente cambiare il corso della nostra conversazione. Quindi chi ci guarda non è meramente fruitore passivo di un'informazione, ma è lui stesso che la genera. Tant'è vero che adesso Giovanni Tateo vi chiede: avete intenzione di collaborare con tvradicale.it in futuro per diffondere le vostre battaglie? Ci farebbe sicuramente piacere. Assolutamente sì. E io vi chiedo: siete dotati di telecamera per fare delle belle interviste per strada insieme a Stefano Russo a Verona, per esempio? Ah beh, una telecamera, sì, ce l'abbiamo. Ecco, perché basta questo, semplicemente andare in giro, anche visto che voi ci tenete alle battaglie dell'antiproibizionismo e dell'anticlericalismo, prepararvi una bella serie di domande, andare a fare delle domande in giro e poi le pubblicate come Radicali Verona sul sito di TV Radicale. Questo potrebbe essere già uno strumento, oltre allo spazio che sicuramente avrete comunque sempre su TV Radicale per le vostre iniziative, visto che siete un'associazione giovane e forte che sta crescendo, e quindi è importante che voi continuiate a crescere. Dunque, per quanto riguarda quello che avete detto, voi sapete che i radicali non si sono mai presentati alle elezioni amministrative, no? Non hanno mai, o meglio, non è che non si sono mai presentati, le volte che si sono presentati non si sono presentati con il simbolo radicale, anche perché non è mai esistito dall'89 in avanti un unico simbolo radicale, di volta in volta è sempre cambiato. Voi cosa ne pensate di questa storia? Dovrebbe essere data la possibilità anche alle associazioni locali di utilizzare ad esempio un simbolo nazionale? Sicuramente, perché questo rende riconoscibile il movimento. No, ma secondo me non partecipare equivale a un suicidio politico. Cioè è essenziale
partecipare alle amministrative, soprattutto noi che portiamo avanti l'idea dell'uninominale, quindi di cercare di agganciare la persona al territorio. Nel momento in cui non ti candidi, è difficile essere riconoscibile. Almeno io vedo a Verona quelli che poi sono diventati deputati, sono tutti partiti da Verona, dal territorio, proprio facendo bene a Verona si sono fatti conoscere e sono diventati un punto di riferimento poi anche per quella che è la politica nazionale. Poi anche la frammentazione non aiuta, soprattutto per un movimento così piccolo. Quindi essere radicali italiani, ma candidarsi con la lista Bonino Pannella, anche l'associazione Coscioni, insomma siamo tante realtà che non aiutano a farci riconoscere, e tante volte si trova veramente persone che dicono: i radicali, ma esistete ancora? Oppure: ma voi non eravate con centrodestra? Cioè non si riesce veramente a conoscere l'ambito della nostra attività, quando poi invece, come sia Colognola, si portano i nostri, quelli che sono poi gli ideali, gli obiettivi radicali, li si portano sganciati dal nome radicale in una lista appunto che si chiama Eretica, improvvisamente basta un sito internet per collezionare centinaia di voti. Questo deve far riflettere, nel senso che le idee sono buone, vengono vendute, se così possiamo dire, molto male. Ok ragazzi, io vi devo fare un'altra domanda che c'entra proprio con l'argomento di cui stavamo parlando adesso, però è ricollegato a quello precedente sulla TAV. La domanda di Claudio Giuseppe Scaldaferri sintetizzata: infrastrutture e territorio, qual è il collegamento con la liberazione dell'economia? Vi vedo perplessi. No, vedevo Mattia che stava preparando, ho detto: qual è la liberazione dell'economia? È un furbastro Leonardo, eh? Ha detto: vedevo Mattia che si stava preparando. Sì. Vai. Ma, Mattia. Credo principalmente che il problema sia questo: la realizzazione delle infrastrutture può essere, anzi è una cosa fondamentale, e sul discorso dell'economia è molto semplice, il problema principale è la trasparenza, ovvero se l'ente locale permette delle gare d'appalto reali in cui poi si sceglie chi propone il lavoro migliore al prezzo più basso, allora funziona, e quindi la liberalizzazione a livello economico parte da qui, dalla possibilità per tutti di partecipare e di proporre quello che sa mettere in campo, altrimenti non si fa un passo. Come diceva prima Leonardo, i costi, per tornare all'esempio qui di Verona, del traforo, sono aumentati in modo incredibile. Probabilmente bisogna capire il perché questo è possibile, perché non vengono fatti dei bandi chiari, e poi perché non viene data la possibilità reale a quelle realtà imprenditoriali che potrebbero essere in grado di realizzare il tutto ad un costo più basso di partecipare. Quindi è un discorso fondamentale, anche perché credo che anche Leonardo sia d'accordo anche sul discorso in generale delle liberalizzazioni. I radicali dovrebbero fare di più. È ovvio che è difficile per noi mettere in campo altre battaglie, ne stiamo già portando avanti molte, però la liberalizzazione dell'economia è fondamentale per far saltare proprio quei sistemi che possiamo chiamare mafiosi, che reggono l'economia un po' dell'Italia sotto certi punti di vista. Quindi mettere al centro questi temi potrebbe anche far avvicinare altre persone, altre realtà, appunto il mondo degli imprenditori, che vedono l'impossibilità di lavorare e di portare avanti le attività che potrebbero fare in modo eccellente. Quindi è fondamentale puntare anche su questo. Bene. Io invece, come diceva Mattia, penso che il collegamento tra infrastruttura e economia è un collegamento appunto naturale. Tant'è che se in Italia vediamo che pochissime società estere investono, è anche per questo: mancanza di infrastrutture, costi legati al mondo del lavoro, ma costi anche per quanto riguarda appunto servizi, quindi luce, gas, eccetera, sono altissimi. Tant'è che molte società estere, per un esempio Verona, la Glaxo, che aveva il suo centro a Verona, se n'è andata. Anche la Dainese stessa, leggevo, è nata in Spagna. Il punto è, come diceva anche Mattia, le infrastrutture sono essenziali, però innanzitutto non possono costare 5 volte tanto che negli altri paesi. Seconda cosa, non si può arrivare stile Salerno-Reggio Calabria a aspettare per
anni da costruzione e intanto avere il paese così, fermo. E poi ci troviamo di fronte a livello nazionale a una realtà come il nord-est italiano, che è la terza macroarea più ricca al mondo, rispetto a regioni come il sud Italia, quindi ritmi di crescita completamente diversi, con un nord-est che cresce più veloce della Germania e il sud Italia, il centro-sud Italia che non cresce proprio. Quindi sicuramente le infrastrutture sono un qualcosa che appunto va rivisto in Italia, dobbiamo diventare in un'ottica più europea e finché non cambieremo lì penso che il paese lentamente è fermo ora, inizieremo ad andare all'indietro, non andare avanti lentamente, proprio siamo fermi adesso, serve un punto di svolta. Paradossalmente anche per Confindustria, per gli industriali, il centrodestra anche su questo offre molto poco, centrodestra che dovrebbe essere appunto il punto di riferimento per gli industriali, e non voglio dire che i radicali devono diventare il punto di riferimento per gli industriali italiani, però di sicuro le nostre idee sono molto vicine a quello che il mondo dell'impresa ci chiede oggigiorno. Ecco ragazzi, intanto in chat si sta animando il dibattito sul traforo, non leggo quello che c'è scritto, però insomma c'è un dibattito tra Betti, Stefano Russo, Marcone e Gian Nicola Ciola. Ragazzi, io voglio farvi un'ultima domanda, ad entrambi sono rimasti 4 minuti di questa conversazione che è veramente volata via velocissima. Avete visto sicuramente il video prodotto da Radio Radicale di quello che è successo ieri alla manifestazione degli indignati. Partecipava in coda al corteo, ha tentato di partecipare anche Marco Pannella, e avete visto gli sputi, gli insulti, eccetera. Una vostra opinione in merito? Parto io? Sì, io lo stavo finendo di vedere prima di iniziare questa nostra conversazione. E sicuramente è collegato sia al voto di sfiducia romano che appunto a quello che tutto questo caos sul discorso quorum. E da una parte c'è una disinformazione a livello nazionale che appunto ha attribuito ai radicali addirittura non solo il quorum ma la fiducia a Berlusconi, al governo Berlusconi, e qui è una cosa assurda. Dall'altro, e questi sono gli insulti in particolare a Marco Pannella, credo che ci sia, ma lo vedo questo, lo sentiamo anche parlando a Verona, nella nostra base, soprattutto ai più giovani, vi è questo comunque vedere sia il movimento radicale sia anche Marco Pannella da parte di tanti, soprattutto di chi di politica non si interessa troppo, come comunque un simbolo di quella che è la Prima Repubblica, una faccia arcinota, e quindi di, anche nel video gliel'hanno urlato, di gente che vive a spese della collettività. È ovvio che qui c'è tanta disinformazione, perché se sapessero in realtà quelle che sono state le battaglie dei radicali, anche di Marco Pannella, saprebbero che economicamente a livello di potere si è guadagnato molto poco. Dall'altra però cerco anche di vedere nella loro critica quella di giovani che se la generazione dei miei genitori è stata protagonista nel crearsi un futuro, noi ora paghiamo le spese delle loro decisioni, che loro magari sono apparse giuste o sbagliate, comunque le loro lotte le hanno fatte, le loro occasioni le hanno avute, sia in tema di lavoro, quindi entrata nel mondo del lavoro che invece la nostra generazione sta vivendo in maniera molto difficile, sia anche politicamente, tant'è che i politici di oggi, tantissimi, sono entrati in politica da giovani, ma già eletti. Quindi io penso che anche gli insulti a Marco Pannella, da parte soprattutto, ripeto, di gente disinformata, siano anche questo, il dire basta, classe vecchia, già vista, vogliamo essere in un'ottica europea, dove appunto i giovani sono protagonisti, vediamo l'esempio danese, ministro dell'economia un 26enne, sanità un 32enne, dire potere ai giovani, fateci decidere il nostro futuro. Ecco. Mattia. Ma da un certo punto di vista condivido quello che ha detto Leonardo, però un'analisi un attimo diversa va fatta. La vera situazione preoccupante per quello che credo è proprio la reazione di queste persone. Cioè, una persona potrebbe anche non essere d'accordo con nemmeno una parola di quello che dice Marco Pannella, però quelle reazioni lì sono... Ho guardato il video più volte, devo dire, cioè uno sta a guardarlo e cerca di capire ma com'è possibile che delle persone addirittura arrivino a sputare in faccia. Quindi una cosa veramente
Mi fa male vedere che, ma soprattutto i più giovani, da cui ci si aspetta un minimo di apertura, un minimo di... e invece no, non c'è assolutamente niente di tutto questo, c'è rabbia, violenza, forse sicuramente dovuta alla disinformazione, va bene, però arrivare a quei livelli credo che sia veramente qualcosa di incredibile, anche perché poi potrei capire quelle reazioni in paesi dove veramente non si ha da mangiare, si arriva in difficoltà reale, ma per quante difficoltà ci siano in Italia, lo dico sempre, magari sbaglio, ma nessuno muore realmente di fame, quindi dico, prima di arrivare alla violenza o comunque agli insulti bisognerebbe un attimo riflettere. E ma poi io direi che gli insulti questo. Non sono mai giustificati e la violenza certo, non no, è mai giustificata. Posso capire se delle persone realmente non hanno di che vivere e allora entra in gioco così un istinto di sopravvivenza, per cui ma questa è un'altra situazione. Se voglio capire qual è l'impegno reale giorno per giorno che queste persone che poi scendono in piazza e urlano mettono, perché me lo immagino, tutto il resto dell'anno queste persone staranno a fare gli affari propri, al limite si lamentano, poi in un giorno solo scendono e scaricano tutta questa rabbia, questa... Probabilmente quest'ultima cosa che hai detto secondo me è il tratto più importante, c'è una frustrazione di fondo che deriva anche dalla non rappresentatività di quelli che sono sì. I veri interessi in campo da parte della classe politica, delle classi politiche di centrodestra e di centrosinistra che hanno governato questo paese producendo lo sfacelo del debito pubblico. Ricordiamo che quando Marco Pannella denunciava queste cose, quando diceva che stavano fottendo il futuro ai giovani come voi, erano 30 anni fa, quando parlava di bancarotta fraudolenta. Ecco, e ricordiamo che tutte le leggi di bilancio al 90% in quegli anni erano approvate col consenso unanime della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Gli stessi, cioè Matrioska, di un partito Matrioska, quello della sinistra, che adesso invece pare che siano diventati dei perfetti economisti, le loro matrioske più vecchie, diciamo, sono state quelle che hanno votato per le leggi di spesa che hanno determinato questo debito pubblico. Comunque l'abbiamo fatta un po' lunga, ragazzi, si incavoleranno con me. Sono le 17.03, io ringrazio veramente tanto Leonardo e Mattia per la loro partecipazione. Grazie a voi. A TV Radicale. Grazie a te, ci saranno sicuramente altre occasioni. Intanto io vi invito veramente a registrarvi sul nostro sito e dare un vostro contributo in termini di riflessione, di iscritti, quello che volete. È un sito interattivo, quindi potete fare quello che volete. Come sapete, tutte le nostre trasmissioni sono registrate e poi pubblicate su YouTube, quindi una volta che sarà pubblicata su YouTube questa trasmissione la potrete mettere anche sul vostro sito. Io ringrazio nuovamente Matteo Darè e Leonardo. La scelta dove si mette? Scandola o Scandola? Scandola, giusto? Scandola. Scandola. Leonardo Scandola, rispettivamente tesoriere Mattia e segretario Leonardo dell'Associazione Radicali Verona. Andate a visitare il sito radicaliverona.it e prossimamente nuovamente questi due ragazzi saranno su TV Radicale. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ritorniamo.